Alcamo, terribile incidente in autostrada, il bilancio è di un morto e di 4 feriti. Petrosino scoperta e sequestrata dalle fiamme gialle, una piantagione di canapa indiana. Mazzara depuratore comunale senza pace, ancora problemi alla conduttura del Pennellone. Palermo, vendemmia 2014, la Coldiretti siciliana lancia l'allarme per un'ospora per le vigneti trapanesi. Calcio, si giocherà a Salemi il ritorno di Coppa Italia tra il Mazzara e l'Alcamo. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sull'autostrada 29 in direzione Mazzara tra gli svincoli per Castellammare del Golfo e Alcamo Est. I particolari nel servizio. Ancora sangue sulle strade della provincia di Trapani. Un 64enne di Borgetto è deceduto questa mattina per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale verificatosi attorno alle 6.30 lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo nel tratto compreso tra gli svincoli per Alcamo Est e Castellammare del Golfo. Incidente nel quale sono rimaste ferite anche altre 4 persone, per fortuna senza gravi conseguenze. L'uomo stava viaggiando da solo in direzione Mazzara a bordo di un autocarro. A un certo punto, all'altezza del chilometro 46, il mezzo è stato tamponato da un'auto, una Golf guidata da un ragazzo ericino. Un impatto che ha fatto ribaltare l'autocarro carico di frutta. Il 64enne sarebbe stato quindi sbalzato fuori dall'abitacolo del mezzo e avrebbe sbattuto violentemente la testa e il torace sull'asfalto. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 accorso sul posto. Il 64enne sarebbe morto sul colpo. I feriti, 4 ragazzi, tutti occupanti della Golf, sono stati trasportati all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polstrada alcamese che si sono subito messi al lavoro per effettuare i rilievi del caso e per accertare le cause del terribile incidente. 2 l'ipotesi al vaglio degli agenti. La prima è che l'auto sia finita sotto l'autocarro dalla parte posteriore oppure lateralmente durante un sorpasso. Personale dell'ANAS invece ha chiuso in un primo momento il tratto autostradale, mentre in un secondo momento ha aperto parzialmente la carreggiata, deviando il traffico sulla corsia di sorpasso. Un peschereccio che si trovava a largo di Marettimo per una battuta di pesca ha segnalato questa mattina alla sala operativa della Guardia Costiera di Trapani la presenza in mare di una piccola imbarcazione con a bordo 14 immigrati. L'avvistamento è stato localizzato a circa 10 miglia dalla più lontana delle isole Gadine. Gli immigrati sono stati recuperati qualche ora dopo da una motovedetta della Guardia Costiera. Si tratta di 14 uomini, tutti adulti. Il gruppetto verrà prima portato a Marettimo per essere visitati e rifocillati e poi trasportati al porto di Trapani. Paura la notte scorsa a Tre Fontane, dove un incendio si è sviluppato a Lido Nettuno. Le fiamme si sono propagate accidentalmente attorno alla mezzanotte e hanno provocato il fuggi-fuggi delle persone che in quel momento si trovavano nel locale. Ingenti danni registrati dal Lido. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mazzara e Castelvetrano, nonché i carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara. La Guardia di Finanza di Mazzara ha sequestrato 270 piante di canapa indiana. I particolari nel servizio. 270 piante di canapa indiana sono state scoperte e sequestrate dai finanzieri della tenenza di Mazzara del Vallo nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. La scoperta della piantagione di canapa indiana da parte delle fiamme gialle mazzaresi è avvenuta in particolare attraverso sopralluoghi d'appostamento effettuati in un primo momento nel territorio di Mazzara e successivamente nei pressi del porticciolo turistico di Torrazza nel comune di Petrosino. La piantagione, composta da alcune piante che superavano i 2 metri di altezza, nascoste tra i canneti e dall'interno di serre e dotate di apposito impianto di irrigazione, è stata rinvenuta all'interno di un vasto terreno di proprietà del 67enne GP in uso al 38enne figlio SP e al nipote 43enne PI.
A conclusione dell'operazione di sequestro, i tre soggetti sono stati denunciati a piede libero alla competente autorità giudiziaria di Marsala. Rissa con accoltellamento a San Vito Lo Capo questa mattina tra due extracomunitari ambulanti residenti a Bagheria. Uno dei due è stato ferito al torace e accompagnato in ospedale per le cure del caso e poi dimesso. L'altro è invece fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Continuano i controlli della Capitaneria di Porto di Marsala nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2014. I controlli hanno riguardato il diporto nautico, il noleggio occasionale delle imbarcazioni da diporto e il comparto della pesca, dalla cattura di prodotti ittici alla loro commercializzazione. 35.650 euro è il totale delle sanzioni elevate. Alcuni soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria perché hanno disatteso un ordine legalmente dato dall'autorità e perché hanno illegittimamente interrotto e turbato la regolarità di un'attività di controllo. In un altro caso è stata riscontrata la presentazione di documentazione falsa e contraffatta nei confronti di un pescatore diportista che ha raccolto più di 300 ricci. È stato elevato per un verbale di 4.000 euro per aver pescato un numero superiore a quello previsto. Le attrezzature utilizzate sono state sequestrate mentre i ricci sono stati rigettati in mare. Crisi di liquidità nei comuni siciliani. L'ANCI ha sollecitato ieri con una nota inviata al Presidente della Regione Rosario Crocetta e all'Assessore regionale per le autonomie locali Patrizia Valenti l'erogazione dei trasferimenti previsti dalla legge regionale 28 del 2014, risorse che riguardano le assegnazioni finanziarie agli enti locali e il pagamento degli stipendi ai precari. A causa della mancata determinazione ed erogazione di queste risorse, ha evidenziato il presidente dell'associazione che riunisce 390 comuni dell'isola, Leo Luca Orlando, numerosi enti si trovano da un lato nell'impossibilità di approvare i bilanci di previsione, dall'altro in una situazione di grave crisi di liquidità che in alcuni casi ha già prodotto l'esaurimento dell'anticipazione di tesoreria. Da qui la richiesta alla Regione di procedere quantomeno a un'ulteriore anticipazione sulle assegnazioni destinate ai comuni. Anche oggi parliamo del depuratore comunale di Mazara. Ieri pomeriggio alcuni cittadini hanno notato lo strano fenomeno che già si era verificato qualche settimana fa a Quarara, nei pressi del cosiddetto pennellone, il servizio. Non c'è pace per il depuratore comunale di Mazara del Vallo, inaugurato appena qualche mese addietro. Ieri, infatti, alcuni cittadini hanno notato lo strano fenomeno che si è già verificato nelle settimane scorse a Quarara, nella zona dove parte il cosiddetto pennellone. A pochi metri dalla costa rocciosa, infatti, l'acqua è tornata, per così dire, a ribollire, segno che probabilmente in quel punto si registra nuovamente una perdita, così come è avvenuto nel recente passato a causa di un guasto alla conduttura fognaria accertato dalla Capitaneria di Porto Mazzarese. La notizia è stata rilanciata ieri pomeriggio dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Nicola Lagrutta, che ha immediatamente allertato il comune affinché adotti le azioni conseguenziali. Proprio in quel punto, nei giorni scorsi, è stato effettuato un intervento di riparazione della conduttura da parte di una ditta incaricata da Palazzo dei Carmelitani a tale scopo. Ora però sembra che ci sia qualche altro problema. Intanto non si placano le proteste dei tanti cittadini che risiedono nella zona in questione e nei pressi del depuratore, cittadini costretti a convivere con quella che gli stessi definiscono un odore nauseabondo difficile da sopportare, motivo per il quale da più parte è stato chiesto l'intervento di chi di competenza affinché venga accertato una volta per tutte cosa sta accadendo ed affinché soprattutto si trovino le soluzioni necessarie per ovviare a tale situazione. Dal comune intanto continua a non arrivare alcuna comunicazione ufficiale e pubblica sulla questione. Sulla questione depuratore, questa mattina abbiamo intervistato proprio il consigliere comunale Lagrutta. Sentiamo. Consigliere Lagrutta, depuratore comunale nell'occhio del ciclone. Sembrava che il guasto alla conduttura fosse stato riparato. Ieri invece la scoperta, la notizia rilanciata da te su Facebook. Qual è lo stato dell'arte? Ieri ho subito sensibilizzato gli uffici a intervenire. Questa mattina alle 9:15 c'è stato un breve briefing fra il dirigente, la dottoressa Serra,
è un impiegato del RUP responsabile del procedimento che si è occupato di sistemare la conduttura. In pratica la ditta che aveva in carico dal 31 luglio fino al 13 agosto ha riparato una delle due condutture. In realtà là ci sono due tubi. Ambedue erano rotti, uno è di emergenza, diciamo, così mi è stato spiegato questa mattina, e l'altro è, diciamo, quello che esce dal depuratore. Nella fattispecie la ditta, mi è stato spiegato, non è riuscita diciamo, con l'impegno di spesa a ovviare a tutte e due i danni di tutte e due le condutture. Ne hanno sistemato uno. Ora praticamente con le vibrazioni mi è stato detto, il depuratore, la condotta che a monte fa uscire fuori, diciamo, i reflui, si è rotta. E in pratica si è fermata, diciamo, la fuoriuscita da uno dei due tubi, quello riparato, e in automatico, a quanto ho capito, è finito tutto sull'altro tubo che non era stato ancora riparato. Quindi in pratica il pennellone consta di due condutture. E la seconda ancora non è stata riparata ed è riemerso quel fenomeno di ribollio dell'acqua. Mi è stato assicurato che a breve rinterverranno e rimetteranno a disposizione delle somme e, diciamo, sistemeranno anche la seconda condotta. Intanto proseguono le proteste dei cittadini per la puzza che continuano a sentire quotidianamente in quella zona. E questo, diciamo, questo fenomeno è un fenomeno dovuto alla messa a regime, cioè a dire nell'arco di 6, 8, 10 mesi, quelli che sono in pratica, il depuratore arriverà, diciamo, a funzionare bene e queste cose dovrebbero essere corrette. E in effetti è invivibile in questo momento la situazione. Ci sono certe ore della giornata, della nottata, in cui no, è irrespirabile l'aria. Mi è stato assicurato sempre questa mattina sia da Bendivegna, che si occupa di questa situazione assieme ad Agati, sia dalla dottoressa Serra, che, diciamo, è un fenomeno che dovrebbe diminuire man mano che il depuratore diventa funzionale ed efficiente al 100%. L'auspicio è che l'amministrazione sia più presente, dia anche informazioni su quello che sta succedendo, perché da questo punto di vista credo che ci sia una mancanza, diciamo, di comunicazione, poca informazione. Vendemmia 2014, la Coldiretti interviene sulla campagna che sta entrando nel vivo il servizio. Si raccoglie meno uva, la qualità del raccolto è nella media, ma torna lo spettro della peronospora. È la sintesi che Coldiretti Sicilia fa della vendemmia 2014 in Sicilia, che proprio in questi giorni sta entrando nel vivo. La notizia principale però sulla quale si sofferma l'organizzazione di categoria è che nel Trapanese, ovvero la provincia più vitata della Sicilia, la peronospora, causata dal clima umido della primavera, ha determinato danni ingenti anche se a macchia di leopardo, soprattutto per il Nero d'Avola, uno dei vini siciliani più famosi, che assieme al Sira contribuisce all'export nazionale del vino. Un fatto negativo, insomma, per un settore che da anni ormai si trova in difficoltà. Per il resto, fanno sapere da Coldiretti, complessivamente il valore delle esportazioni dei vini siciliani si aggira sui 99 milioni di euro, alimentando, ma non eccessivamente, il dato nazionale, che nei primi 4 mesi del 2014 ha visto l'export aumentare del 3% rispetto al 2013. Sul fronte della produzione, poi, secondo le stime di Coldiretti, la vendemmia si concluderà con un meno 20% rispetto all'anno precedente, con punte che nel territorio della provincia di Trapani arriveranno anche a meno 30%. Dati che inducono l'organizzazione di categoria a chiedere la convocazione urgente di un tavolo tecnico regionale al fine di affrontare le problematiche del settore. Sul versante dei prezzi delle uve, aggiungono da Coldiretti, c'è poca trasparenza che aumenta le incertezze dei produttori, che non sanno quanto riusciranno a ottenere. Anche quest'anno, sottolinea da parte sua il presidente regionale della Coldiretti Alessandro Chiarelli, i produttori che chiudono la filiera dimostrano il valore della nostra viticoltura, che sta raggiungendo grandi successi anche grazie al brand Sicilia, che valorizza gli sforzi di chi, imbottigliando, riesce a conferire il valore aggiunto del territorio. A Marsala è stata avviata la pulizia dell'area archeologica. Gli operai del comune libetano ieri hanno cominciato a diserbare e togliere le serfaglie dallo spazio attiguo al Baglio Anselmi. L'accordo per la pulizia è stato raggiunto tra l'amministratore straordinario del comune Giovanni Bologna e la dottoressa Maria Luisa Famà, direttore del Museo archeologico Lilibeo. A promuovere l'incontro tra i due rappresentanti istituzionali è stato il consigliere comunale Arturo Galfano.
Venerdì sera ad Alcamo Marina, presso l'Oasi Regina della Famiglia, in contrada a Canalotto, andrà in scena il musical Padre Pino, una vita per gli altri, a cura dei ragazzi dell'associazione Apriti Cielo di Alcamo. Lo spettacolo racconterà la vita di Padre Pino Puglisi, sacerdote nato e vissuto a Brancaccio e lì ucciso dalla mafia in quanto prete scomodo. Don Puglisi è stato proclamato beato lo scorso anno. Il musical vuole essere una piccola goccia che scava la roccia di una mentalità rassegnata e talvolta indifferente di fronte alle ingiustizie. L'ingresso è libero, l'iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per le attività di volontariato e per sostenere progetti di sviluppo e di assistenza nelle zone di missione. Lo spettacolo è previsto alle 21. Il suo nome è Donna, il titolo di uno spettacolo che si è svolto domenica sera presso il campus archeologico museale di Triscina. La serata è stata l'occasione per presentare l'associazione Palma Vite per la tutela e il sostegno delle donne in difficoltà. Presidente dell'associazione Giusia Gueli e vicepresidente Marilena Campagna. Una delegazione ghanese parteciperà a Blue Sea Land, la rassegna dedicata ai distretti produttivi italiani. Il servizio. Anche una rappresentanza del Ghana parteciperà a Blue Sea Land, l'expo dei distretti produttivi italiani del Mediterraneo, dell'Africa e Medio Oriente allargato, che si svolgerà dal 9 al 12 ottobre a Palermo, Gibellina, Marsala e Mazar del Vallo. La partecipazione a Blue Sea Land è stata annunciata nel corso di un incontro che si è svolto a Palermo tra il presidente del distretto della pesca Cosroat di Mazara, Giovanni Tombiolo, e l'ambasciatrice del Ghana in Italia, Evelyn Anita Stokes-Iceford, ed il presidente dell'ANCI Sicilia, Leo Luca Orlando. Nel corso dell'incontro la delegazione ghanese ha manifestato molto interesse per le attività di cooperazione internazionale intraprese in questi anni dai distretti agroalimentari siciliani nei campi della ricerca ed innovazione finalizzata alla tutela e valorizzazione del patrimonio rurale ed ittico e dell'ambiente marino costiero secondo i principi della Blue Economy. L'ambasciatrice Stokes-Iceford ha assicurato una qualificata presenza ghanese alla manifestazione siciliana che nella precedente edizione ha visto la partecipazione di oltre 350 imprese, 150 espositori, 60 buyers e rappresentanti istituzionali di 24 nazioni, nonché la presenza di circa 40.000 visitatori. Torna a Castellammare del Golfo il Cici Film Festival, la rassegna dedicata al cinema indipendente. L'appuntamento è dal 31 agosto al 7 settembre, previsti una serie di appuntamenti tra talk, proiezioni, concerti e mostre. A sfidarsi per la vittoria del festival saranno 10 giovani filmmaker under 35 che dovranno produrre un cortometraggio della durata massima di 10 minuti. L'iniziativa è promossa dall'associazione Cici in collaborazione con la Proloco e il Comune Castellammarese. Siamo allo sport, parliamo di calcio. Come era nell'aria, la partita di ritorno del primo turno di Coppa Italia tra Alcamo e Mazara si giocherà a Salemi. Il servizio. Era nell'aria, ieri è arrivata anche l'ufficialità. La partita in programma domenica prossima tra l'Alcamo e il Mazara, valevole come match di ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, verrà disputata sul terreno di gioco dello stadio San Giacomo di Salemi. A darne notizia è stato l'ufficio stampa della società bianconera alla luce dell'indisponibilità dello stadio Lelio Catella, dove sono in corso alcuni lavori di manutenzione del manto erboso. L'incontro verrà disputato con fischio d'inizio alle 16. Sarà lo stadio salemitano dunque il teatro della sfida che metterà in palio il passaggio agli ottavi di finale del torneo. Il Mazara di mister Nicola Terranova parte avvantaggiato in virtù della vittoria ottenuta sabato scorso per 1-0 al Nino Lombardo Angotta, ma l'Alcamo venderà sicuramente cara la pelle. I gialloblu ieri intanto sono tornati ad allenarsi, lo faranno anche oggi con una doppia seduta, mentre domani pomeriggio a Strasatti i canarini affronteranno in amichevole il Ligni Trapani. Nessuna novità infine sul fronte mercato del Mazara, ci si aspettava qualcosa in soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo, ma allo stato attuale non è stata ufficializzata alcuna operazione. Non è detto comunque che qualcosa possa muoversi nelle prossime ore o nei prossimi giorni. E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.